Non un semplice torneo, ma molto di più. Il Rugby Lucca ha celebrato sui campi dell'Acquedotto la quinta edizione del Memorial Bernardo Romei, il torneo riservato alla categoria Under 18 che la società rossonera organizza in ricordo di uno dei suoi fondatori, scomparso prematuramente in giovane età. Romei per il Rugby Lucca è stato anche giocatore, allenatore, anima e fratello maggiore per un gruppo di ragazzi lucchesi che avevano trovato nella palla ovale una passione comune. Ed è così che ogni anno viene ricordato. Il torneo era all'italiana con partecipazione di 5 squadre. La classifica finale ha visto prevalere la squadra dei Cavalieri Union Rugby, secondi i Mascalzoni del Canale, Etruria Piombino più Elba Rugby, poi terzi i Medicei, quarti gli Amatori Rugby Genova, quinti i Templari, Lucca, Viareggio e Massa. Al miglior giocatore, Matteo Pappalardo dei Mascalzoni del Canale, è stato assegnato il premio Paolo Barzotti, amatissimo professore dell'Itis Fermi che per primo portò il rugby a Lucca. Per tutto il corso del torneo il Rugby Lucca ha offerto una grigliata a disposizione degli spettatori ma anche dei giocatori, un modo per sottolineare come il rugby e lo sport in genere debbano essere sì un momento agonistico ma anche occasione di socializzazione e allegria.